Bella ragazzi, non è come sembra. Benvenuti in questo nuovo vloggettino del lunedì, ragazzi miei, dove vi farò vedere come assembleremo io, Dusty, che è nascosto nel niente, come montare un computer per mio fratello. Speciale 500 iscritti, compro un computer a mio fratello. Easy. Finito così. Ho detto che è finito. Allora ragazzi, come prima cosa oggi apriremo la scheda madre, che sono le fondamenta del computer. La prima cosa che va fatta è fare questo, sperando di non aver distrutto la scheda madre. Eccola qua, maestosa, miei cari. Ricordatevi sempre di utilizzare i braccialetti speciali, perché dopo i vostri componenti si possono rovinare e dovete essere molto ma molto gentili nell'apertura di questi oggetti. Ah, un odore molto buono. Ah, oh, look at that, look. Let's finire al contrario. Pro tip. Un attimo ragazzi, questo è un piccolo problemino tecnico. Oh, look at that. Ok ragazzi, questa è lei, maestosa. Bene, adesso proseguiremo col secondo componente. Easy. Allora boys, per la seconda parte di questo video, mi raccomando, guardatemi la sera che io streamo anche aperture di componenti vari. Apriremo un Ryzen Easy, che sarebbe il processore che va piazzato qua in mezzo. Pro tip. Cristo. Ah, quella lì è la scheda video. Guardi a me, sono io la star, non la scheda video. Scusi. Oh, nice. Questo è lui, la nostra piccola bestia, il nostro Ryzen. Perché non mette a fuoco? Bene. Disonore. Lo piazzeremo qui in modo gentile. Qui ci sta la ventola per il raffreddamento del nostro processorino. Voilà. Questa è lei. Ok ragazzi, adesso proseguiremo per il nostro processorino. Ricordatevi che l'angolino dorato qui va insieme a un angolino che c'è di solito qua sopra sulla scheda madre, che sarebbe questo qua sopra. RAM. Le nostre RAM sono state offerte dalla Rip Jaws, che io sto in collab con loro. E praticamente ragazzi miei, ricordatevi sempre che vanno messe parallele, ovvero 1 e 2, dovete leggere i numerini qua sopra. Pro tip numero 3. Ok, vieni qua a me. Easy in. 1 e 2. Nice. 1, 1 e 2. Ah, easy. Ok ragazzi, abbiamo fatto la seconda parte del nostro computer. Adesso quello che andremo a fare è mettere la ventolina al nostro processorino. Però per prima cosa dovremo svitare queste quattro viti, così dice il saggio. Allora ragazzi, ho appena montato il dissipatore, come ho detto prima, come avete visto nella parte velocizzata, e ciò serve per succhiare tutto il calore del processorino. Adesso sto madonnino va attaccato qua sopra, come vedete ci sta questi 4 pin. Bene, andiamo con il quarto step, che sarebbe quello di mettere la scheda madre sul nostro case.
che si è gentilmente offerto questa volta dalla Cooler Master in collab con loro. Dovrete cercare di far entrare sto Madonna qua dentro. Pro tips. Adesso ragazzi, consultate la vostra, il vostro Madonna della, del vostro case lì, le istruzioni per le eventuali viti che dovrete mettere. Però devo utilizzare sto coso, se no non vedo niente. Allora ragazzi miei, adesso invece andremo ad attaccare il nostro ben amato alimentatore offerto della Corsair, ovviamente. Per prima cosa però, prima di attaccare il nostro alimentatore, quello che va fatto è attaccare questi gavetti che poi servono per gestire i vari componenti. Per prima cosa attacchiamo questo gavetto qui, che va qua sopra. Uno. E poi dopo quest'altro, che va, forse era meglio fare, wait a minute, forse era meglio fare così. Look at this, nice. Ok, adesso che avremo attaccato tutto ciò, quello che andremo a fare è attaccare il nostro alimentatore al case. Ricordatevi che la ventola va sempre sotto, attendi non perdervi le viti. Va sotto se il foro sta sotto, se no ovviamente tutti i case da sotto. Allora ragazzi, in questo pezzo che vi abbiamo tagliato abbiamo proseguito e abbiamo attaccato tutti i vari cavi importanti. Tutta questa parte qua sotto, come potete vedere, sono i cavi che dopo collegano la parte frontale del nostro panel del PC, che per la precisione si trova qua sopra, eccolo qui, bellissimo. Poi successivamente qui abbiamo attaccato qua sopra il nostro processore e qui abbiamo attaccato l'alimentazione della nostra scheda madre. Tutto questo è attaccato qui dietro, che potrete ammirare, è attaccato con il nostro alimentatore. Guardate che cable management biodusty. Ok ragazzi, abbiamo attaccato il nostro piccolo SSD e anche l'hard disk che sta qui nascosto, non lo potete vedere, però c'è, fidatevi di me. Abbiamo staccato questi pezzi qui e adesso proseguiremo a mettere la nostra bellissima scheda video. Ebbene ragazzi, ecco il prodotto finale. Abbiamo attaccato la nostra scheda video, come avete visto nella clip precedente, tutto attaccato, tutto montato. Adesso proseguiremo e attaccheremo il pezzo finale. Siamo tra poco, appena avremo attaccato sto madonnino. Il momento della verità. Ah, questi bug! Funziona! Agagagaga! Non si vede un cazzo la tua faccia. Ecco, adesso sì. Oh shit. Salve. È arrivato il momento importante. Vabbè, qui si vuole lasciare perdere. Quello importante è quello in mezzo. Let's go. Ebbene a tutti ragazzi, qui il vostro Flaty del futuro. Ragazzi miei, allora, come finale di questo video vorrei dirvi che il PC funziona correttamente. Mi scuso con tutti per la mancanza della parte finale sotto forma di video registrato a casa. Purtroppo
devo ammettere che il trasferimento dal telefono al PC ha distrutto alcuni dei miei file. Sfortunatamente, purtroppo però ragazzi, non ha in nessun modo questa cosa influenza il nostro procedimento eccetera. Di conseguenza state tranquilli che avete visto tutto quello che c'era da vedere. Ragazzi miei, questo video mi è piaciuto un sacco farlo. Grazie mille a Audasti, tanti saluti al mio fratellino che adesso ha un PC nuovo. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti di questa build. Lascerò in descrizione tutti i componenti del PC. Spero che il video vi sia piaciuto e ragazzi miei, ci beccheremo alla prossima con un nuovo video di Minecraft di questo mercoledì. Mi raccomando, iscrivetevi se siete nuovi e lasciate like per supportarmi. Mi è piaciuto un sacco, ripeto, fare questo video e spero che anche a voi vederlo. Bella a tutti e alla prossima dal vostro Floyd.